Movimento 5 Stelle quando afferma, come fa Di Maio, che questo decreto sarebbe la Waterloo della precarietà, dice una cosa insensata, direi che è una bufala. La vera lotta alla precarietà la si fa, come noi sosteniamo, facendo costare di meno il lavoro a tempo indeterminato, incentivando il passaggio dal contratto a termine al lavoro stabile. Quella è la vera lotta alla precarietà, a parte il fatto che confondere, come fa Di Maio, la somministrazione col contratto a termine è sbagliato, perché la somministrazione, l'interinale, costa il 30%. Però c'è un punto, il Partito Democratico deve dare un segnale chiaro e incontrovertibile, non contraddittorio. Martina dice, noi vogliamo pagare di più il lavoratore che viene licenziato e allora togliamo, ritiriamo l'emendamento che dice che la dittatura del web sarebbe quanto di più esecrabile. Non è sostituibile la politica. Se il Partito Democratico compie un'azione semplice e saggia, ritira l'emendamento, a mio avviso sbagliato, che prevede che non si debbano aumentare le mensilità nel caso di licenziamento illegittimo, abbiamo risolto il problema, perché vivranno soltanto gli emendamenti che invece chiedono di migliorare la condizione dei lavoratori. Su questo io sono totalmente d'accordo, anzi io penso di sì. Non sono d'accordo con Di Maio, io sono uno studioso dei temi del lavoro, sono d'accordo con Damiano, e Damiano nella scorsa legislatura ha presentato un emendamento che dice la stessa cosa di quello di Di Maio, che me l'ha copiato, e con quell'emendamento ho messo sotto il mio governo, che purtroppo non l'ha recepito. Se l'avessimo recepito forse avremmo dato un segnale ai lavoratori che stavamo di più dalla loro parte. Io a questo punto, stare dalla parte dei lavoratori. Grazie Damiano. Grazie.